Valli TV, la televisione delle valli, oggi è anche in Valtrompia e sta per ampliare la propria copertura a tutto il territorio regionale. Più Valli TV trasmetterà in tutta la regione Lombardia e anche oltre. La TV, sempre più del territorio e della sua gente, continua a crescere fino a raggiungere oltre 12 milioni di potenziali telespettatori e cerca quindi nuovi agenti di commercio sul territorio in Valtrompia e della Val Seriana. Se sei interessato, contattalo 0364 52 90 23 oppure scrivi a info@piuvallitv.it. Non perdere l'occasione di crescere con noi. Insieme siamo il domani. Associati all'Associazione Artigiani. Palestra della scuola primaria Bachelet di Lumezzane, il regno della boxe lumezzane, attiva qui dal 1963. Il vicepresidente Stefano Pasotti ci illustra un po' l'attività. Vabbè. Innanzitutto quest'anno voglio fare i complimenti a Mattia Facchini, che è la punta di diamante della boxe lumezzane, che quest'anno ha raggiunto le finali del campionato italiano, medaglia d'argento, purtroppo ha perso l'ultimo match, ma sono sicuro che con l'impegno che ci mette e il potenziale che ha l'anno prossimo potrà sicuramente far meglio. E qui alla boxe vengono i ragazzi che hanno modo di allenarsi, di divertirsi, di sfogarsi sempre nel rispetto delle regole, e sono convinto che sono fortunati a poter fare un'attività del genere qui, perché è un ambiente, la boxe lumezzana è un ambiente sano e pulito. E questo grazie alla serietà, all'impegno e ai consigli del maestro Sipontino La Torre e del suo vice Vincenzo Maiolini. E una tradizione che dura dal 63, quindi siamo quasi verso il 60esimo. Sì, sicuramente è una tradizione che viene lunga, quasi, come dice lei, che dura da più di 60 anni. E niente, io auguro alla boxe lumezzane di andare avanti ancora 60 anni e più, anche se ultimamente con la nascita di nuovi sport, di nuove discipline, la boxe ha un po' perso, diciamo, l'interesse che aveva una volta, però il fatto di vedere dei ragazzi così giovani in palestra, questo fa sperare bene, ecco. Quanti ragazzi avete attualmente? Ci sono una trentina di ragazzi che fanno più o meno, c'è qualcuno che combatte, qualcuno che fa a vari livelli, però ecco, c'è una buona partecipazione della palestra e anche l'età, sono tutti giovani e chissà che da questi giovani possa venire fuori qualche futuro campione. A quali competizioni partecipate in particolare? Di solito sono degli incontri, si organizzano degli incontri a livelli interregionali o regionali con le regioni vicine, e poi dipende un po' gli atleti che tipo Mattia, poi è andato anche a fare il campionato italiano, e quindi ci si sposta anche in regioni più lontane, in località più lontane. Sipontino La Torre è un'istituzione per la boxe lumezzana, e da quanto tempo lavori qui, Sipontino? Allora, io ho iniziato nel 74 a fare come esordiente nella boxe lumezzana, nel 74, e non sono mai uscito. Siamo nel 2022 e sono ancora qua. Questa grande passione da dove viene? Questa passione qua proviene da mio padre. Mio padre dal tempo di guerra, nel 45, ha fatto pugilato in tempo di guerra, però lui non mi ha mai detto che ha fatto pugilato.
Me l'ha detto quando io ho iniziato ad andare in palestra, che infatti arrivavo a casa, lui arrivavo a casa tardi di sera, lui mi gridava sempre dove sei andato, eccetera. Io non gli dicevo niente, che non volevo fargli preoccupare. Poi alla fine, a forza di sentire il suo, dipende qualche scopacciotto, mi sono deciso di dire che faccio pugilato. Da allora lui mi ha lasciato andare tranquillamente, e da allora lui ha confessato, cioè mi ha detto che anche lui nel tempo di guerra ha fatto pugilato. Buon sangue non mente, si vede che era in famiglia. Era in famiglia proprio, era nel sangue, per cui dopo mi ha lasciato, è stato uno dei miei primi tifosi e qua è tutto qui. Ascolta, vediamo qui qualche ragazzo, ci sono anche delle ragazze, insomma come avviene il reclutamento? Allora, il reclutamento è il passaparola, tra ragazzi che in quanto poi si trovano bene qua e io non faccio mai pubblicità a nessuno perché però il passaparola che fanno i ragazzi. Uno passa la voce all'altro, l'altro passa la voce all'altro e i ragazzi vengono in palestra. Infatti ne ho effettivamente sui 25-26 ragazzi. È già un buon numero, direi, per una disciplina che purtroppo ha avuto un calo in questi ultimi anni. È vero, è un numero forse anche troppo elevato e facciamo anche fatica alle volte a starci dietro, però il sacrificio è anche questo qua, stare in mezzo ai ragazzi e guidarli in questo sport impegnativo, come hai fatto cenno te, molto impegnativo e duro. Perché... Come diceva il vicepresidente prima, la punta di diamante di questa società al momento è Mattia Facchini, per il quale puoi rivelarci una primizia, mi sembra di poter dire, no? Sì, lui quest'anno è passato elite. Il grande manager e procuratore bresciano Mario Loreni gli ha messo già gli occhi addosso, abbiamo già parlato e avrebbe già quasi un futuro assicurato, sicuro, sempre in base alla volontà del ragazzo. Se il ragazzo ha passione e ha volontà, noi abbiamo già predisposto la strada come deve essere fatta, poi sta tutto a lui. Dietro ogni risultato però ci sono sempre tanti sacrifici ed è un ragazzo che di questi sacrifici ne fa molti. Sì, il sacrificio, questo ragazzo qua forse fa anche troppo, perché detto, viene giù dai Monti di Bovegno, viene qua a Lumezzane e poi torna a casa alle 11 di sera. Sì, Pontino, ancora questa tua grande passione, questo tuo grande entusiasmo che resiste malgrado gli anni passino, no? Sì, insomma, gli anni passano, però i ragazzi, come vedi, mi tengono giovane e lucido con la testa, perché a fare questo mestiere qua bisogna avere la testa lucida, perché se hai qualche problema, poi c'ho anche una famiglia che mi sostiene, c'ho mio figlio che è il direttore sportivo della Boxe Lumezzane, e mia figlia anche che mi sprona sempre, dai papà vai avanti, la moglie che mi supporta, è tutto qua. E questo insomma è il segreto di questo grande risultato che ha ottenuto Sipontino in tutti questi anni. Sì, esatto, e spero ancora di averne. C'ho un collega, Vincenzo Maiolini, che è la mia spalla destra, anzi senza di lui non saprei come fare. Merito anche a Vincenzo Maiolini che mi supporta in tutto. Davide Perotti è il futuro di questa società, è stato pugile ma adesso entrerà a far parte della società a tempo pieno. Sì, sono giusto quest'anno, sono appena stato tesserato come consigliere e dopo per il futuro si parla anche insomma di diventare tecnico e di dare una mano a questa palestra. Come hai iniziato la box e per cosa hai iniziato la box? Allora, io ho cominciato la box quasi 5 anni fa, a febbraio del 2017, e niente, mi ricordo molto bene che era uno sport che mi incuriosiva tanto e dopo, grazie anche al consiglio di un mio grande amico, ho scelto di partecipare, ecco, a questo sport e di allenarmi in questa palestra. Un grosso in bocca al lupo per la tua nuova attività, che sarà quella di consigliere. Crepi, grazie mille. Mattia Facchini, è passato un mese e mezzo dalla tua medaglia d'argento ai campionati italiani youth. Cosa ti resta di quel ricordo? Comunque
un bel ricordo, una bella esperienza e una voglia di fare meglio la prossima volta. Sipontino mi ha rivelato qualcosa che magari tu sai o magari non sai, la storia di Loreni. Ah ok, sì, questa sì, che comunque stiamo già pensando al debutto a pro, che sarà ai 20 anni, quindi un anno, diciamo. Quindi essere pugile professionista tra i pesi massimi direi che è il massimo, tra virgolette. Esatto, esatto. No, comunque sarà una bella avventura che mi accrescerà sia personalmente che anche a livello sportivo e non vedo l'ora. Quanti chilometri fai al giorno in macchina e poi magari a piedi qui in palestra? Ah, piedi qui in palestra sono un bel po', e in macchina sono da Bovigno a Lumezzane sui 36 chilometri. Tutti i giorni? No, 3 giorni alla settimana e poi vabbè le trasferte, diciamo, che sono il sabato, e le facciamo a Bergamo o comunque verso Brescia. Prossime competizioni, Mattia? A febbraio un incontro a Bergamo e a marzo dovrebbe essercene uno qui a Lumezzane. Fly Global Service, soluzioni per lo spettacolo, noleggio, vendita ed installazione, impianti audio, luce, video, palchi ed effetti speciali. Service completi per qualsiasi manifestazione o festa privata con assistenza tecnica professionale e certificata. Registrazioni video, regia e live streaming. Coordinamento tecnico ed artistico con pre e post produzione per qualsiasi tipo di evento. Fly Global Service ha sede a Sarezzo, Brescia ed opera in tutta Italia con la massima professionalità e flessibilità per garantire sempre la migliore esperienza a prezzi decisamente competitivi. Per maggiori informazioni visita il sito www.flyglobalservice.it o le nostre pagine social. Fly Global Service, dal 1974 al servizio dello spettacolo. Siamo al Campo Rossaghe di Lumezzane, dove svolge la sua attività la VS Lume, la seconda squadra calcistica del comune Valgobbino. Piercarlo Bossini è il presidente. Da quanti anni svolgete l'attività, presidente? Dal 2007, quest'anno sarà il 15° anno. Quindi un bel traguardo. Sì. Come è nata l'idea di formare un'altra squadra che in quel periodo era la terza squadra? In quel periodo era la terza squadra, è stata più o meno fatta da 4 o 5 amici di Lumezzane, che adesso io non ricordo il nome perché io sono presidente da 5 anni, e per integrare i ragazzi che in pratica giocavano al termine delle categorie precedenti e che erano a fine carriera. Da lì è nata la terza categoria, poi sono andati in seconda, siamo ritrocessi in terza e dopo siamo ripassati di nuovo in seconda e siamo sempre andati in seconda fino al passaggio del 2018-2019 alla prima categoria. Ecco, adesso siete in prima categoria, vi state disimpegnando bene, naturalmente c'è sempre da lottare ogni domenica, sì. Quando si potrà tornare a giocare? Esatto, questi 2 anni sono stati un po', volevo iniziare anche a fare il settore giovanile, ma non abbiamo avuto possibilità, perché forse lo faremo quest'anno, ma lo sono ancora sicuro. Noi abbiamo solo la juniores, la prima squadra. Comunque la prima squadra che conta circa 25 giocatori. 25 giocatori in rosa, erano 28, adesso 3 sono andati via, adesso sono 25 e 23-24 anche dalla juniores. Quindi l'obiettivo è di allestire altre formazioni giovanili, ma l'obiettivo con la prima squadra qual è? L'obiettivo della prima squadra assolutamente quest'anno salvarsi. E con la juniores cercare di salvarci anche con la juniores, perché siamo un po' messi male, e nell'andare avanti con il settore giovanile
iniziare dai più piccoli per arrivare agli allievi. Amedeo Pavesi è il vicepresidente del VS Lume da qualche anno, possiamo dire. Da un paio d'anni. Sono entrato in società tramite il presidente, amicizia, poi seguivo il Valgobbia nel passare ovviamente al Lumezzane, e ero libero, allora mi ha chiesto se potevo dargli una mano e ben contento di venire alla VS. Parliamo un po' di questa formazione juniores che si sta comportando bene e che si è comportata bene in questi anni. Sì, la juniores, 3 anni fa abbiamo vinto il provinciale, poi siamo saliti in regionale B, abbiamo fatto 4-5 partite perché poi col discorso della pandemia hanno fermato tutto. Quest'anno abbiamo ripreso, abbiamo avuto parecchi problemi perché dopo un anno che i ragazzi erano fermi, il Covid insomma si è sentito in preparazione, tanti infortuni, però poi siamo ripartiti abbastanza bene, eravamo lì a metà classifica, adesso vediamo nel riprendere se riusciamo a risalire un po' di più. Abbiamo sentito dal presidente, le intenzioni sono quelle di allargare il settore giovanile. Sì, vorremmo ovviamente cercare di portare più tanti ragazzi possibili di Lumezzane, qui a Lumezzane essendo la seconda squadra. Noi ci auguriamo che Lumezzane salga in Serie C come ovviamente era, le ambizioni sono quelle, e i ragazzi che non so, non verranno riconfermati, se sono di Lumezzane, qui il posto c'è. Alessandro Pasotti è uno degli attaccanti della VS Lume, però sinceramente noi siamo abituati a vederti con i guantoni. Sì, ho fatto questo cambiamento di ruolo un po' drastico, passare dalla porta all'attacco, però dopo la mia scelta di smettere definitivamente col calcio professionistico, la mia intenzione era quella di non continuare più col calcio sotto ogni punto di vista. Poi un po' per la passione, un po' per la voglia di comunque rimettersi in forma, continuare a fare attività fisica, mi è saltata questa pazza idea qua che ho cercato di condividere col presidente e mi ha detto sei un matto perché se vieni io ti metto in porta, poi alla fine siamo riusciti a trovare un accordo e sto provando questa nuova esperienza da attaccante che tutto sommato per le doti precedenti da portiere non sta andando neanche così male. Hai segnato 2 gol. Sì, fino adesso 2 gol e sono contento, potevo farne qualcuno in più, me ne sono mangiati parecchi, però va bene così, va bene. Io ricordo una serata del 2016 e si era al Tardidi di Parma dove tu hai debuttato in Serie C, tra l'altro hai debuttato molto bene con alcune grandi parate. Sì, è stato il mio primo anno ufficiale da titolare, avevo già debuttato contro Albino Leffele 2 anni prima di fare il passaggio al Chievo in primavera e sono state delle grandi emozioni al Tardini e non me le dimenticherò mai. Un po' di rimpianto c'è aver abbandonato quel teatro calcistico, però quando ti prefissi degli obiettivi nella vita e non li raggiungi nell'immediato, almeno nel calcio, quello che era il mio obiettivo era arrivare più in alto possibile, personalmente non ci sono riuscito e quindi ho deciso di chiudere la mia carriera calcistica avendo anche un'altra occasione. Quando è stata la deadline, cioè quando hai deciso effettivamente di smettere con il calcio di un certo livello? Ma allora dopo Carpi, che non era andata proprio così bene, i rapporti con la società, avevo già deciso di smettere. Poi mi sono dato un'altra occasione quando mi ha richiamato Campedelli dal Chievo e ho fatto uno stage di 2 mesi in sostanza, uno stage se si può così dire, una prova. Poi a fine agosto non si sono trovati le parti, non ci siamo accordati in sostanza, sono rimasto senza squadra e allora da lì ho dato il mio definitivo no al calcio. E adesso insomma giochi con la VS Lume e parteggi per questa squadra che si sta comportando dignitosamente nel campionato di prima categoria. Sì, potremmo fare qualcosina di più, meritavamo un po' più punti all'andata, abbiamo perso qualche occasione di portare a termine qualche partita. E anche un po' colpa mia perché veramente mi sono mangiato un bel po' di gol però stiamo andando bene e siamo contenti della stagione che stiamo facendo e poi soprattutto siamo un gruppo unito, ci divertiamo tutti insieme che è quello che devi fare in queste categorie, divertirti e non pensare a niente. Insieme.
Insieme siamo il domani. Associati all'Associazione Artigiani. Fly Global Service. Soluzioni per lo spettacolo. Noleggio, vendita ed installazione, impianti audio, luce, video, palchi ed effetti speciali. Service completi per qualsiasi manifestazione o festa privata con assistenza tecnica professionale e certificata. Registrazioni video, regia e live streaming. Coordinamento tecnico ed artistico con pre e post produzione per qualsiasi tipo di evento. Fly Global Service ha sede a Sarezzo, Brescia ed opera in tutta Italia con la massima professionalità e flessibilità per garantire sempre la migliore esperienza a prezzi decisamente competitivi. Per maggiori informazioni visita il sito www.flyglobalservice.it o le nostre pagine social. Fly Global Service, dal 1974 al servizio dello spettacolo. Del concorso di poesia e prosa denominato Usi, Costumi e Tradizioni della Valtrompia, sempre voluto dal Comitato Territorio Tradizioni Caccia. Il concorso è stato lanciato nel mese di settembre e si è concluso il 30 novembre. Un'apposita giuria ha analizzato la settantina di opere che sono giunte al nostro comitato e oggi le premiazioni. Il presidente di giuria è stato Mario Grazioli, al quale do la parola. Mario Grazioli. Cercata il billa della comunicazione attraverso la carta stampata, radio e televisiva di Piero Angelo Gasparini, qualche mese fa ha riunito alcuni pionieri di Radio G e Telegardone proponendoci di reimmergerci in chiave moderna nelle tradizioni, usi e costumi della Valtrompia, ritrasmettendole poi sul canale 73 Le Valli TV. A me era stato affidato un compito, abbastanza nuovo veramente, di curare uno spazio dedicato alla poesia Finestra dell'Anima. E da qui abbiamo sperimentato in 5 mesi alcune trasmissioni mensili e ho scoperto un mondo meraviglioso. Ci sono tantissimi poeti che scrivono. E poi ho incontrato delle persone meravigliose. Primo, la gentilissima Alessia Ermini, che poi collaborerà con me, le professoresse Eleana Cirelli, Enrica Coccoli e Mara David, che oggi fanno anche parte della giuria. Ma chi è veramente il poeta? Colui o colei che riesce a liberare la mente dai problemi di ogni giorno o dalle sollecitazioni superficiali per raggiungere il centro del cuore, là dove confluiscono le cose buone e belle, e metterle in poesia, ma poi anche a comunicarle. E vediamo cosa ne pensa una poeta che ci ha mandato questa poesia, descrivendo che cos'è il poeta, Anna Maria Conte di Oria, alle porte del Salento del nostro Italia. Il poeta è un animo sensibile, vive le emozioni, le passioni, i rimpianti e il dolore come nessun altro sa fare. E scrive di notte sui fogli, come ali di farfalle sui fiori al lume di lucciole e falene. Si confida alla luna anche quando non la vede e grida quando i gatti in amore gridano per mancanza d'amore. Il poeta, mentre crea, un poco muore a se stesso. Da qui
vi daremo solo una dimostrazione di una poesia letta magistralmente da Mara David e poi un racconto. Non ve li leggiamo tutti, altrimenti ci vorrebbe mezza giornata intera. Mara David. Leggerò questa poesia che è stata scelta appunto perché rievoca bene le tradizioni del tempo. Una stufa paccioccona. Erano scaldate solo dalle braci di quella vecchia stufa le notti infreddolite del lungo inverno. Fragile come vetro, il calore si spricciolava contro gli spigoli e rosicchiava appena i lenzuoli raggelati, ma afferrava la vertigine del freddo e nelle coperte m'asserragliavo. Cosa bisbigliavano i fantasmi nella notte, quando vacillavo come in un mulinello? E sempre girovagavo con la mente tra schiarite e cartocci della vita. Tenace come le bacche dei biancospini che resistono ai morsi dell'arsura. E sulle mie labbra di bambino avevo parole minuscole, appena lo strepitare trattenuto nel silenzio, quando molti pensieri scianchi mi sbeffeggiavano con cattiveria. Ma poi vedevo cambiare le ombre e di mattino arrivava la mia mammina, toglieva le camicie asciutte dai raggi della stufa paccioccona e sparivano tutti i fantasmi. Erano proprio addolcite dai bacini di mia mamma e di quella stufa paccioccona le notti intirizzite del lungo inverno. Mara David potete seguire giornalmente su YouTube perché ne scrive tantissime di poesie. E adesso vi facciamo ascoltare un brevissimo racconto. Chiamerei qui la nostra amica Susanna che ce la leggerà. Passeggiata in castello, una corsa in città, un caffè veloce e poi via! A passeggiare per i viali del castello, così, tranquillamente, senza fretta, senza una meta. Ho camminato lungo i sentieri nascosti dagli alberi, fra il primo cinguettio dei passeri che saltano di ramo in ramo e l'aria fredda e pungente di questa mattinata d'inverno. Immersi in un insolito silenzio, i ponti e i torrioni del castello mi sussurrano mille anni di storia. In una garitta ritrovo i pensieri di un soldato di allora, gli usi e i costumi di un tempo ormai lontano, ma di un tempo che è stato. Poi raggiungo il torrione più alto, la meta più ambita, là dove sorge il sole nelle prime ore del mattino. Uno sguardo furtivo al cielo azzurro e limpido e poi verso il basso per confondermi fra i tetti delle case. È un panorama stupendo, un continuo animarsi di piccole cose. Dal basso giungono i primi rumori della città, in quella indomita frenesia moderna, un contrasto unico. L'immagine della realtà contemporanea in una splendida cornice medievale, la vita e i problemi di oggi a confronto con quelli di ieri, la realtà pratica e stressante di adesso e la concezione umanistica di quel tempo. Un susseguirsi di immagini attraversa la mia mente mentre il sole invade questa atmosfera così strana e piacevole
tanto da volerla ad ogni costo fermare. Ma noi siamo dei semplici mortali e non possiamo fermare il tempo. Da lontano un vecchio cammina tenendo per mano un bambino. È triste pensare che un giorno i nostri occhi non vedranno più nulla e di noi rimarrà soltanto che un vago ricordo nella mente di chi ci ha voluto bene. E gli altri? Cosa sapranno gli altri di me e di altri ancora? Forse niente di niente. Io so però che Gilda e Mario si amavano e abitavano a Pesaro. Come lo so? L'ho letto su una pietra incastonata nelle mura del castello, dove hanno scolpito i loro nomi, dentro a un cuore più di 46 anni fa. Forse oggi Gilda e Mario non esistono più, ma i loro nomi, impressi su quella pietra, racconteranno un grande amore ai secoli che verranno. Il racconto appena sentito l'ha scritto Paolo Sartori di Gardone Valtrompia. Un applauso. E fa parte della rosa dei premiati, mentre La stufa a Ciocona, letta da bravissima Mara, è di Daniele Ardigò. Adesso permettetemi di molto velocemente di ringraziare tutti gli sponsor che hanno permesso di formare il Montepremi in buoni acquisto, in modo da dare qualche sensazione di premio. È la prima volta che organizziamo una cosa di questo genere e va bene anche questo. Ringraziamo l'autoriparazioni Barbi di Inzino, Oppi in Fiore di Gardone, la stazione di servizio DM di Marcheno, il programma legno di Arredamenti Moreni, la cartolibreria Bondio, la barberia Scanzi, l'Idea Ottica, supermercato Seppelle, Rebecca Acconciature, gioielleria Cropelli di Lumezzane e Gaibotti di Gardone. Passiamo adesso quindi velocemente alle premiazioni. Le premiazioni non hanno una classifica primo, secondo e terzo. La giuria ha preferito, è un po' difficile stabilire la differenza tra le poesie. Ogni poesia è fatta a sé e quindi sono dei premi, diciamo, per tutti tra quelli premiati. Mentre adesso passiamo alla premiazione dei partecipanti e poi passiamo alle premiazioni delle poesie e racconti. Bene? Ok. Alessia, bravissima, che collabora. A Elisa Scanzi di Brozzo, che purtroppo ritira la sorella perché è impegnata purtroppo con Profumo d'altri tempi. Lo sguardo di Marlena Parducelli. Applauso. Marlena, scusatemi, io la conosco molto bene perché fa parte dell'Associazione Nazionale Tumori, che tanto bene fa a coloro che purtroppo sono colpiti da questo male. Ed oggi
fuori a cercare di resimulare qualche offerta vendendo dei panettoni per il servizio a questa associazione. Grazie Marlina per quello che fai e che fate. Antonio Calabrese è premiato per la sua partecipazione perché ha scritto una bellissima poesia sulla caccia in Valtrompia. Non tutti sono presenti perché purtroppo c'è questa interruzione anche in Valtrompia, chi viene un po' da via ci hanno telefonato che hanno un po' di problemi. Michela Minini. Om dentat angel, uomo diventato angelo, di millesimo Savona. E tra i 70 ricevute di brani ce ne arrivano dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, dalla Toscana, tantissimi, perfino uno dalla Val d'Aosta. Quindi è stato un bel successo, non speravamo. Quindi è chiaro che quelli che vengono da molto lontano faremo in modo da farli avere. Valentina Lunari di Malonno, per la poesia selezionata Il più grande spettacolo. Questa penso che non ci sia. Dei selezionati, Daniele Arrigo di Soncino, Cremona, per la poesia selezionata, la prosa Il luogo della felicità. E ora passiamo alle premiazioni vere e proprie delle poesie. Per quanto riguarda la prima, purtroppo Diego Arrigo di Brescia, Gardù mia da tempo fa, Gardone mica tanto tempo fa, l'abbiamo consegnato prima perché aveva degli impegni impellenti, quindi è già consegnato. Daniele Arrigo di Soncino, con la poesia, quella che abbiamo sentito prima, Una stufa a pacioccone. Ah sì, ancora Daniele Arrigo, perché ci ha mandato anche un racconto, Il luogo della felicità. E adesso Sara Scanzi di Brozzo, perché no? Per la poesia premiata Lei. Questa Lei ovviamente è riferita a un plauso alle sue montagne del suo paese. Complimenti. E adesso, sempre per la poesia, così concludiamo il settore delle poesie, il premio speciale della giuria va a Luca Zubani di Gardone con la poesia Borghi. Complimenti Luca, una bellissima poesia, l'abbiamo letta attentamente. Vediamo se c'è l'autore, perché questo è il tuo premio, quindi vieni vicino.
del nostro artista locale, Luigi Cattaneo. Vi pregherei di venire qui, che gentilmente è stato generoso a offrire questo quadro come premio speciale della giuria. Un applauso veramente che merita per Luigi Cattaneo. Due parole per commentare questo quadro. Allora, quando ho saputo il titolo della poesia di Luca, ho detto si ama perfettamente con questo quadro. Probabilmente da lontano ho fatto un po' fatica a vederlo, vedrete due macchie, una bianca e una nera. Ma il titolo del quadro è Ricordo di un viaggio, quindi i tuoi borghi sono comunque dei ricordi. Mi fa molto piacere che questo quadro vada a Luca, un ragazzo nostro, questo è un piccolino così, ed è cresciuto oramai un uomo, e mi hanno detto che la tua poesia è veramente bella. Purtroppo, come diceva prima Mario, non è possibile, diciamo, presentarne tutte per questa rete. Per quanto riguarda il quadro, è, dicevo prima, il titolo Ricordo di un viaggio. Chiaramente, come accennava Mario prima e anche il maestro Francesco, il discorso della poesia e della musica a fianco si può mettere tranquillamente anche l'arte. L'arte in tutti i sensi, pittura, scultura, eccetera. Quindi vengo da anni in una forma, in queste forme che si può definire un astratto figurativo contemporaneo. All'interno di questo quadro, che avrà voglia poi se passano vicino Luca, eccetera, ci sono le nostre montagne, c'è una parte del nostro paese, ma che è il paese di tutti, quindi si può trovare Gardone come si può trovare Malon, dicevamo prima, oppure qualsiasi paese della Bassa Italia. Basta navigare un po' con il cuore e con l'anima e con la mente e tutto esce dal quadro. Grazie per Luigi. Passiamo ai racconti. Un altro di Gardone, molto orgoglio, premiamo Paolo Sartori con la prosa che avete sentito prima, Passeggiata nel castello di Brescia, ovviamente. Paolo, quando è che ti sei ispirato a questa passeggiata? Era il 22 gennaio del 90. Nel castello è così. Ho avuto questa ispirazione. Quindi è abbastanza stagionata il... Sì, però complimenti per il tuo lavoro. Una signora livello di Marone, Francesca Moreschini, con la prosa Il più grande spettacolo. Grazie a tutti, è stata una bellissima esperienza, e ringrazio tutti per la Valtrossa. E tu chi sei? Diretta! Un altro scrittore di Brescia, Federico Rosa, con la banda Ferrai. Preciso che non sono di Brescia, in realtà lavoro come medico al pronto soccorso di Brescia, sono abruzzese, quindi vengo da più lontano, e appunto la banda Ferrai perché proprio per diciamo documentarmi su questi usi e costumi della Valtrompia sono venuto a conoscenza, anche perché non lo sapevo, però comunque
è pieno di siti internet ben fatti su questi territori, quindi sono venuto a conoscenza di questa banda che perversava per questi luoghi e mi ha molto colpito la storia. Ho scoperto in pratica questa posizione storica di questa banda. Complimenti a Federico Rosa. Veniamo a un premio speciale, molto speciale, perché viene offerto da Armando Dolcini questo quadro a una signora di Bergamo, ma che però ha intuito e descritto bene la nostra Valtrompia. Si chiama Luna d'inverno, la prosa premiata. Lei è Aurora Cantini. Oltre al quadro, Dolcini offre anche un libro, quindi la impegna a passare qualche serata per leggerlo. Non è stato inutile il suo viaggio da Bergamo? No, assolutamente, anche perché provengo dalle montagne, la Valle Seriana, quindi ho la Presolana e la Cornagera come muse ispiratrici e la Valtrompia la sento un po' collegata comunque alla Val di Scalve. Benissimo, complimenti. Abbiamo finito in pratica, a questo punto diamo la parola di nuovo alla nostra bravissima presentatrice Roberta. Grazie Mario Grazioli, grazie alla nostra nome, Alessia, e grazie comunque a tutti quelli che hanno voluto partecipare a questo concorso, ed è curioso comunque come la Valtrompia sia conosciuta anche oltre la provincia di Brescia. Più Valli TV, la televisione delle valli, oggi è anche in Valtrompia e sta per ampliare la propria copertura a tutto il territorio regionale. Più Valli TV trasmetterà in tutta la regione Lombardia e anche oltre. La TV sempre più del territorio e della sua gente continua a crescere fino a raggiungere oltre 12 milioni di potenziali telespettatori e cerca quindi nuovi agenti di commercio sul territorio in Valtrompia e della Val Seriana. Se sei interessato, contattalo 0364 52 90 23 oppure scrivi a info@piuvallitv.it. Non perdere l'occasione di crescere con noi.